Allora, siamo in aeroporto a Valencia e ci è successa una cosa, già subito ancora prima di imbarcarci c'è un controllo della polizia e non ci volevano far passare perché io sono single e sono di un'anzianità diversa da quella di Chiara e non abbiamo il permesso da parte della madre per poter viaggiare e Chiara si è un po', come dici, no? Un po' preoccupata, diciamo, è ancora un po' scossa perché il poliziotto non era gentile, ecco, anzi era abbastanza scortese, però voleva che io avessi il mio libro di famiglia, ma io il libro di famiglia e il mio non ce li ho perché non sono necessari per poter volare. Gliel'ho spiegato, lui si è un po' arrabbiato, mi ha fatto ridere perché ha detto stato civile, io single, e lei è single anche lei, ovviamente, no? E comunque è andata, Chiara è ancora un po' scossa, però iniziamo bene il viaggio. Che dici, Chiara? Niente, non so. Sì, assaggia la Coca-Cola. Ti piace? È buona, ma è troppo gassosa. Va bene. Siamo giunti alla prima tappa, le saline Turda. Siamo entrati dopo un chilometro sotto il sole cocente, 36 gradi, e ci hanno detto che dentro ci sono 12 gradi, quindi sono tornato alla macchina da solo, ovviamente povera Chiara è rimasta lì a prendere giacche e felpe, e adesso andiamo a vedere un po' la situazione in questa prima tappa. Siamo fermati prima a rifocillarci, a prendere una Coca-Cola, un caffè e una bottiglietta d'acqua in un posto per super ricchi, una specie di maneggio, di ristorante tutto in legno di maneggio, con i cavalli come filo rouge, c'erano anche cavalli degli scacchi, eccetera eccetera, tutto in legno, tutto molto bello. Non era carissimo, però credo che per gli standard locali sia un posto carissimissimo, e questo mi fa pensare che in effetti la Bulgaria possa essere economica, però c'è un solo modo per scoprirlo. Andiamo adesso a vedere queste miniere in italiano. Siamo qua. Dopo dobbiamo andare giù un pochino e dopo per giù. Nel 10 c'è questo. Quello con il bowling? L'hai chiesto? Questo non è quello del bowling. Credo che sì. No. No? No. Ah, poi vediamo. Quel 9 è un lago e dopo vai... Già non mi hai spiegato più. Provalo. Cos'è? Sale veramente? Sì. Confermi? È salatissimo, ovviamente sono parecchi di sale. Thank you.
ci nota come le gocce di umidità sono completamente piene di sale, poi evaporano e lasciano questa glassa un po' ovunque. Allora usciamo dall'hotel, ci avviciniamo a questa specie di chiesetta con un cimitero e vediamo 5 pecore, 2 cani pastori e un pastore. Allora io saluto il pastore e poi gli faccio se gli posso fare qualche foto. E lui fa sì, cioè mi fa cenno che di venire. Io faccio foto, poi si avvicina a lui e comincia a parlarmi. E ovviamente mi parla in mezzo rumeno e mezzo ungherese, credo, perché lui è ungherese e viene qui perché questa chiesa è sullo stile ungherese. Lui vive qui dietro e praticamente c'ha queste 5 pecore e un po' di trifogli e vive così. Almeno questo è quello che ho capito, perché alla fine ci parlava in rumeno. Però è stato molto molto interessante. Si chiamava Alessandro, bellissimo nome. Adesso facciamo il giro della chiesa e vediamo un po' il paesino e poi andiamo a cenare, che ormai è l'ora giusta. Niente male come primo giorno. È stata un'esperienza che per Chiara capire che siamo nella Mitteleuropa in cui non ci sono persiane, e alle 5 e mezza di mattina entrava già la luce, però abbiamo messo la sveglia alle 8, poi alle 8 e mezza e poi alle 9 perché siamo due dormiglioni, e però alla fine ci siamo dovuti alzare, abbiamo fatto colazione, adesso andiamo a esplorare. Tu come hai dormito, Chiara? Dai, che ci hai fatto colazione? Museo delle Tre Fortezze, in uno dei pochi posti a Londra, no? Fortalezze. Sì, Fortalezas in spagnolo e Fortezze in italiano. 35 gradi all'ombra, al sole, non voglio neanche saperlo. Già sta interagendo con i cannoni sperando che non siano carichi. Ma soprattutto... Bottiglia. Ok, c'è una bottiglia d'alcol, vediamo. Di quale la vaniglia? C'è questo. Non toccare tutto, Chiara. Vai, lascia stare. Continuiamo al sole, va. Che qui pompa il sole. Siamo entrati in uno delle fortezze, e come ho preso nel prezzo, e c'è una stanza in cui non c'è nessuno e possiamo fare un po' quello che ci va, e c'è un sofà con la pelle di lana di una capra. Chiara, com'è? È soffice, è fresco. Quindi la lana è calda d'inverno ma è fresca d'estate, è veramente fresca, è morbidissima.
si affonda, ma è fresca, troppo forte. Sì, c'è anche un profumo di carne alla brace, o comunque di brace, di legno, che è molto buono. Siamo da soli, completamente da soli, si sta freschi, anzi qui io ci torno. Sì, prima a un minuto fa avevamo un caldo bestia, buah, e qui accediamo ad un'altra sala, ma che bella! Qui siamo nella città che è stata la capitale della Dacia e la capitale della Transilvania, nonché della, del primo impero di Romania, almeno così credo. L'assenza di gente, di turisti. Ci saranno qua, stanno facendo la pasta qua. Che forte. Ah no, non è perché pensavo che fossero delle. Siamo al ponte delle menzogne, dove si suppone, la leggenda vuole che erano menzogne o di mercanti o di amanti che poi non mantenevano le proprie promesse, oppure quella cosa che più ci piace, vogliamo vedere se è vero o no, che se tu dici una bugia quando sei sul ponte, il ponte crolla. Devo vedere se è vero. Siamo sul ponte, Chiara, vai. Non mi piace nessuno. Non voglio bene a Chiara. Ciao. Non funziona. Non funziona. Allora, siamo entrati dentro la chiesa alle 5 per poter andare a vedere la torre campanaria e nel mentre è scoppiato un acquazzone abbastanza violento e quindi siamo rimasti in chiesa e subito dopo c'è stato il sound check di un gruppo di fado portoghese e in cui siamo rimasti alla fine a ascoltare un po' di prove. Cantante molto brava, poi alla fine ho parlato un attimo con loro anche in portoghese. Adorei, muito bom.
però insomma poco di più, non mastico il portoghese. Comunque è stato una grande esperienza e soprattutto qualcosa di improvvisato. Adesso devo avvisare Chiara perché sta andando nella direzione sbagliata e quindi dobbiamo andare di là. Siedo, mi accuccio, tu non sei seduta, sei accucciata. Ma è che ho paura e se crolla. E se crolla cosa succede? Non so. Sì, perché la leggenda vuole che questo sia il ponte della menzogna, che può essere chiamato così per delle menzogne che dicevano i commercianti o per delle promesse non mantenute degli amanti, oppure semplicemente perché in caso di bugia il ponte sarebbe crollato. Però bisogna sedersi e dire una bugia per vedere se è vero. E Chiara non si sta sedendo. Ok, si è seduta, vai. Non mi piace nessuno. Non voglio bene a Chiara. Qui non siamo caduti e quindi abbiamo sfatato questa leggenda. Va bene, meglio così forse, no? E per quello, forse non era per quello che è matto il ponte della menzogna. Allora ci siamo seduti per andare a vedere uno spettacolo teatrale che voleva vedere Chiara, abbiamo aspettato 40 minuti più o meno e poi quando è iniziato lo spettacolo ci hanno anche raccontato prima che cos'era, perché eravamo stranieri, per cui ci hanno detto forse non capirete le cose, ci hanno raccontato una storia, però non corrispondeva praticamente in nulla con quello che avevamo visto, per cui a un certo punto dopo 40-45 minuti di noia abbiamo cercato il momento giusto per andarci, ma non in prima fila, per cui speriamo che nessuno se ne sia accorto. Adesso siamo a mangiare in un ristorante. Che stai facendo, Chiara? No, sta facendo la scheda e vediamo com'è e poi salutiamo Sibiu per l'ultima volta, vero? Ci sta anche Chiara? Come ti senti, vero o no? Sì. Dopo una scarpinata abbastanza epica siamo riusciti ad arrivare alla cascata e non c'è assolutamente nessuno, anche se c'era molto 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 traffico e nessuno poi viene a piedi a vedere questa cascata, che è veramente impressionante, però la fatica ha potuto con Chiara, che è un po' interdetta e non si sta gustando tantissimo lo spettacolo perché l'ultima parte era un po' impervia, però vi assicuro amici che ne valsa la pena. Bye.
piccolino, c'è un piccolino. C'è l'orso con la sua mamma. Dai Chiara, che carino. Tiriamo su questo. Tira tutto. Sto andando nel bosco. Come gioca, che quanto carino era, vedi che mamma orsa era. Guarda che carino. Siamo stati fortunati, Chiara. Adesso gli suona il clacson così gli faccio paura. No, no, papà. Cioè, ma no, Chiara. Sei piccolino, sei piccolino. Mi dire che è piccolino, sono bello. Ma sono bellissimi, ma anche la mamma è bella. Sì. Allora, siamo arrivati al castello, quello vero del Conte Dracula, che è quello lì, che non so se si vede perché è un grandangolare questo. Ma non andiamo a vederlo. Non andiamo a vedere perché ci sono gli orsi, ma ce ne sono. Quante famiglie abbiamo visto? 6, 5, 6? Che stanno sul ciglio della strada. Infatti adesso mi guardo sempre dietro e non voglio farmi una scarpinata dove ci sono gli orsi, quasi sicuramente. E quindi ce lo vediamo da qua. Magari riusciamo ad avvicinarci un po' con la macchina, però non lo so. Però gli orsi erano belli, vero Chiara? Sì. Della chiesa principale del monastero c'è questo gioiello veramente piccolo, ma allora siamo stati a mangiare in questo castello e praticamente abbiamo conosciuto il proprietario, che è greco ed è un attore e personaggio televisivo famoso, che è proprietario ovviamente, ed è qui per gestire un po' il suo ristorante, però in realtà lui lavora e vive in Grecia perché lavora lì, insomma, è ancora in auge. Sua moglie, anzi no, sua mamma era la mamma della protagonista del film 300, che io non so, però andrò a vedere anche lui, perché lui ovviamente non lo conosco. Avete visto la macchina, quella che la sta guidando la signora, quella della macchina? No, non l'abbiamo vista, ce la siamo persa. La signora, ma era vecchia, stava guidando la macchina così. Sì, adesso cosa facciamo, Chiara? Andiamo a vedere il castello di Dracula. Va bene, andiamo allora. Thank you.
siamo arrivati alla cittadella di Rasnov e pare che sia tutto chiuso, c'è scritto che aprono dalle 9 alle 5, sono le 7 per cui, e quindi siamo da soli, ma è aperto, è una cosa bellissima. Vediamo se riusciamo anche ad entrare o se effettivamente è chiuso. Allora, questa mattina siamo andati a Rasno, dove ci hanno preso i soldi del parcheggio per poi dirci che la cittadella era chiusa, mi sono fatto restituire i soldi del parcheggio e siamo feriti a Herman o qualcosa del genere, che è una delle prime città fortificate, in cui praticamente la storia è che costruiscono una chiesa nel mezzo e delle case intorno, la cui facciata esterna è una muraglia, per cui quando la città veniva attaccata si rifugiavano tutti qui e vivevano qui, rinchiusi e al sicuro. Troppo forte, è molto piccolo questo. Vedere di sopra che cosa c'è. Mi sembra veramente molto interessante questo, perché non è turistico, cioè è turistico ma non c'è nessuno. Chiara ha paura che suoni la campana perché è suonato 2 minuti fa quando noi stavamo andando di sopra, e quindi ce ne andiamo direttamente di sotto. È abbastanza impervio questo passaggio. E dove siamo? Nella mia casa, questo è il bagno. Questo è dove si va. Dove si va e dove ci si è. E questo l'avevo messo perché qua la gente può rompere così. Forte perché si può esplorare tutto il paese. Ci troviamo a Brazzo, dove a parte la piazza non ho visto grandi cose, però siamo appena arrivati e abbiamo ancora tutto domani, per cui boh, non lo so, però c'è una cosa molto 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 particolare. A parte la piazza, che ripeto che è bellissima, e c'è questa specie di edificio che alla fine abbiamo scoperto che è l'entrata di una chiesa, però ai lati di questo edificio ci sono dei negozi, per cui è abbastanza peculiare. Andiamo ad esplorare.
Allora, Brazzo, siamo un po' delusi perché siamo arrivati con mezza giornata d'anticipo, quindi saremmo dovuti stare un giorno e mezzo, e in realtà Brazzo in un'ora e un quarto te la vedi anche entrando in tutte le chiese, per cui abbiamo deciso di fare un'escursione oggi, che era la giornata in cui dovevamo stare, perché abbiamo già visto tutto, e dovevamo andare al castello di Bran, a un monastero di Bran che è un po' più lontano. Ma lungo il cammino, proprio fuori Brazzo, abbiamo visto un cartello con scritto chiesa evangelica fortificata, per cui abbiamo girato, siamo finiti in una delle chiese fortificate, sassoni suppongo, che però non è turistica, per cui era tutto chiuso. Ci ha aperto il campanaro, che poi per una piccola mancia ci ha fatto fare il giro, ha suonato le campane e ci ha fatto fare il giro di questa chiesa, che è chiusa al pubblico ed è medievale. La chiesa dentro è bellissima, è una buona esperienza. Io credo che la Romania sia una terra poco esplorata, in cui ci sono alcuni posti molto turistici, ma altrettanti, con altrettanto valore, che non conoscono neanche tanto bene i rumeni. Per cui bisogna esplorare e essere coraggiosi ed entrare anche in posti che non sono segnalati, perché le grandi sorprese di questo viaggio per ora sono state tutte improvvisate. Ci sono alcune chiese fortificate che sono molto turistiche, alcune sono addirittura patrimonio dell'umanità, e tante altre sono praticamente abbandonate, come questa, in un posto che di turistico non ha assolutamente niente. Ma vale sempre la pena, secondo me, cercare di esplorare, cercare di entrare. Questa sarà sicuramente chiusa, e infatti lo è. C'è Chiara che sta cercando di entrare. Però sono molto interessanti, perché alla fine hanno lo stesso valore, se non maggiore, di quelle realmente turistiche. Peccato, comunque vale la pena, è una deviazione dalla strada di 40 metri, per cui ritorneremo. Si vedono, abbiamo visto della gente che andava in bar a cavallo, molto rurale la zona. Arrivo, Chiara. Chiara ha paura di questo cane, che però è amichevole, e la Chiara non si fida. Dai, vieni Chiara, dai che chiude la porta. Si chiama Arturo. No, Chiara, dai, vieni. Siamo in un paese che non ha neanche l'asfalto nelle strade, e andiamo a vedere una basilica fortificata. Forse vado solo io. Chiara, mi sa che rimani in macchina. Chiara, vieni, non ti fa niente, non vedi che è buono, sembra una pecora. Dai, Chiara. Dai, Arturo. Dai, andiamo. Dai su. Dai, lasciamo un po' di Chiara e ce ne andiamo. Dai su. Costruiscono una chiesa, poi ci mettono delle case in circolo, in ovale, con una facciata che sono le mura, e la facciata invece con le entrate tutta dentro, e fanno questa specie di chiese fortificate.
fortissimo per difenderci dagli ottomani. Di Viscri, adesso andiamo in un'altra e poi finiamo a Sighio Sara o qualcosa del genere. Intera, però non devi avere voglia di far niente, non devi avere fretta. Qui c'è una specie di vigneto pieno di fiori, ci sono due gatti, e si sta bene, hanno preparato anche della legna con un pentolone dove forse faranno la cena. Io mi ho una birra, adesso sto bevendo un caffè, un beverone, mentre Chiara sta facendo le coccole a un gatto. Fa le fusa Chiara? Sta quasi dormendo, sì. Accende e si spegne. Una delle cose interessanti e sorprendenti della Romania è che in mezzo a nulla, qui siamo a dozzina di chilometri da una nazionale, quindi siamo in apertissima campagna, poi ci sono dei posti che invece sono completamente inesplorati, fuori da ogni circuito turistico, che sono molto interessanti.
riuscito a esplorare. Leggendo un sacco. Che è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. In realtà i posti che non sono turistici, che sono molto simili, non ho nulla da invidiare a questi che invece sono un pochino più sfruttati dal punto di vista appunto dei biglietti, ci sono anche poche cose da vedere, mentre le cose migliori sono quelle proprio da esplorare, in cui ti aprono la porta i custodi o i campanari con il pericolo però che uno si avvicina a uno di questi e spesso lo può trovare chiuso e non c'è forma di entrare, però a volte sì, si può entrare, comunque vale la pena tutto qua, eh? Appena tutto. Appena arrivi devi parcheggiare in via Tarditani al numero X del parcheggio, poi attraversi la strada, ci sarà un citofono verde e un citofono blu, tu prendi il citofono blu e scrivi il numero, ti dà un PIN, adesso sei dentro, prendi il corridoio verde, poi prendi quello blu e poi arrivi alla stanza numero 8 che è la tua, ecco che era, fai un po' il vedere un po' come funziona, arrivi e c'è questa specie di scatolina in cui tu devi mettere il codice che ti viene fornito qui, che è il 682, apri e prendi le chiavi. Poi in realtà l'appartamento è anche molto carino, perché entri, c'è questo spazio, ci sono io, bello come il sole. Poi c'è la cucina, che è abbastanza completa, ce ne sono anche 100 grammi di caffè, una bottiglia d'acqua, scolapiatti eccetera eccetera, la nostra stanza ovviamente diciamo già acclimatati qua, e un bagno che è relativamente grande, adesso non so come l'abbia lasciato Chiara, una piscina però insomma va bene lo stesso. Tutto qui, adesso andiamo a fare la spesa, vediamo l'ultima spesa della Romagna per questa volta. Andiamo. Allora siamo a Cluj Napoca e stiamo cercando di entrare dentro questa basilica che è la chiesa metropolitana, che è un po' la risposta post-sovietica alla Sagrada Famiglia, dato che è un'opera continua, però non si entra. Però abbiamo esplorato un po' ovunque, siamo alla base, è una chiesa anche molto grande, però con scritto accesso di qua, accesso di là, è sempre chiuso, qui non chiudono anche le zone pericolose, come questa, che non è pericolosa, però insomma ci sono dei lavori in corso, ci sono delle cose per terra, san pietrini un po' messi a caso, strutture, però vabbè, abbiamo esplorato però senza esito questa volta, continuiamo il giro. E entrare a per tutto chiuso, c'è anche la spazzatura, no, sono coperte e vestiti per i poveri, vabbè, continuiamo il giro di questa città poco turistica e abbastanza interessante, io devo dire, proprio per far vedere come vivono qui la gente, secondo me sta bene qua a livello economico,
però è una realtà diversa. Termina qui all'aeroporto. È stato un viaggio intenso, ma molto 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 interessante. Chiara sta facendo colazione. Come stai, Chiara? Bene. Sì, stai bene. Vuoi? Sì, dopo ne prendo un goccio. Va bene, alla prossima allora. Latte freddo freddo, c'è tutti i baffi bianchi del latte. No, con le mani sporche, picciolino. Picciolino dice di sì. Salute, Chiara.